Nome? Sasha. Luca. Cognome? Liguori. Mastrangelo. Sul web sei conosciuto come? Luca Mastrangelo. Ras della Fogna, Ras della Capocchia, Ras della Fossa, Pirla, insomma. Età? 40. 28. No, aspetta, sì, 28. Dove abiti? Firenze. A Forlì. Anche se lo sanno tutti e si vede dalla maglia, la tua squadra del cuore? Mi sembra ovvio, sembra l'Avellino. FC Internazionale Football Club Milano. Il nomignolo più strano che ti hanno mai dato? Ciccio Benzina, non so. Mai dato un nomignolo, il mio nome è già un nomignolo, quindi basta. Ma mi chiamano tutti Bomber, mi chiamano. Tre aggettivi per definire l'altro? Simpatico, trash. Tre aggettivi sono troppo pochi. Bellissimo, irresistibile, intelligentissimo, basta. Webgenico. Prima volta allo stadio e con chi? Prima volta allo stadio, mi sembra, con mio padre, degli amici. Ero piccolissimo, però non a San Siro, ma all'Artemio Franchi di Firenze, vedeva una partita scrausa della Fiorentina in C2. Bruttissimo. Con dei miei amici di Civitella a vedere un Inter Parma 3-1. Parma che andò in vantaggio dopo pochi secondi con Crespo. E poi l'Inter rimontò con gol di Zanetti, Zamorano e l'altro non mi ricordo. Lo stadio più bello che hai mai visto? Ne ho visti due. San Siro e il Franchi, quindi San Siro. Il Bernabeu per mille motivi. Un pregio e un difetto dell'Inter? Allora, pregi nessuno, difetti dell'Inter che già ad agosto festeggiano sotto l'ombrellone e poi a maggio. Ma un pregio è che sicuramente non ti fa annoiare mai, di sicuro non ti fa annoiare. Un difetto è che spesso sta troppo tempo senza vincere un trofeo. Un pregio e un difetto del Milan? Un pregio del Milan, vabbè, insomma, hanno vinto 7 Champions League e questo è il loro pregio più grande. Un difetto è che sono la seconda squadra di Milano. E allora, pregio la storia, difetto tutti i difetti, ora come ora tutti i difetti del mondo. Un pregio e un difetto della Juventus? Un difetto che ruba, un pregio non ne ha. Pregi nessuno, difetto che rubano come cinghiali. Cioè. Imita le frasi tipiche di interisti e juventini. Vabbè, milanista, 7 Champions League, 7 Champions League, 7 Champions League, sanno dire solo quello. E gli juventini, sì, se la menano con gli scudetti perché vincono degli scudetti, ma tanto lo sappiamo fuori dal confine come va a finire. Imita le frasi tipiche di interisti e juventini. Interisti. Mai stato in B, triplete. Juventini invece, cosa dicono i juventini? Malox, rosica, mal di pancia, roba lì. Cosa invidi storicamente a Inter e Juventus? Beh, al Milan invidio le 7 Champions League. L'unica cosa che invidio al Milan sono le 7 Champions League. Alla Juventus non invidio niente. Cosa invidio storicamente a Inter e Juventus? All'Inter niente. Anzi no, all'Inter invidio magari Ronaldo, il fenomeno. E alla Juve storicamente penso gli arbitri. Il tuo giocatore preferito della storia della tua squadra? Kakà. Diciamo che i primi che mi vengono in mente sono i due giocatori che mi hanno fatto diventare interisti, metto a pari merito Nicola Berti e Walter Zenga. Il tuo giocatore preferito della rosa attuale? Begovic. Lukaku, senza dubbio. Il giocatore attuale più forte del mondo? Borini. Cristiano Ronaldo. Il giocatore più forte della storia del calcio? Qui beccherò un sacco di critiche. Ronaldinho. A conti fatti, a palloni d'oro, ha vinto in tutti i campionati, nazionale compresa, purtroppo, nonostante sia uno che mi sta veramente tanto sui maroni, ma secondo me è Cristiano Ronaldo. Il giocatore che avresti voluto vedere giocare nella tua squadra ma che non è mai arrivato? Eric Cantona. Che non è mai arrivato, giocatore che non è mai arrivato, Ronaldo. Il coro da stadio che ti ha emozionato di più? Qualsiasi coro contro l'Inter. Come mai?
Co, come mai la Champions League tu non la vinci mai? Il momento più bello legato alla tua squadra? La Champions del 2007. Beh, vabbè, la finale di Madrid sicuramente, piangevo come un bambino. Il momento più brutto legato alla tua squadra? Ieri, il derby. 5 maggio, perché ero a Roma, abbiamo perso lo scudetto all'ultima giornata contro quelli là. Ipotetica vittoria del campionato, meglio Inter o Juventus? Juventus, per Juventus tutta la vita. Forza Juve. Allora, la Juventus, lo dico sempre, mi sta più antipatica del Milan, però in questo momento storico dico meglio Juventus, perché se vincesse lo scudetto il Milan mi ritroverei a essere perculato da 2 squadre, quindi ne basta una. Prima squadra italiana a rivincere la Champions, meglio Inter o Juventus? Juve. Milan, assolutamente, Milan. Il fioretto più strano che hai fatto per la tua squadra? Non penso nessuno. Ma ne faccio tanti, perché io sono schiavo delle scaramanzie. Se uno guardasse una partita insieme a me, di fianco a me, penserebbe che, insomma, chiamare un'ambulanza per farmi un TSO subito, perché tocco qualsiasi cosa, cambio sedie ai miei amici, sposto quello, sono schiavo di riti esoterici. La più grossa figuraccia che hai fatto per colpa della tua squadra? Ogni domenica faccio una figuraccia, quindi sempre, la mia vita è una figuraccia. Ma figuraccia, essendo uno che si espone sul web, capita spesso di fare figuracce. Diciamo che da youtuber la figuraccia peggiore secondo me l'ho fatta dopo il Birsheva, dopo aver perso col Birsheva. Quando hai deciso di farti crescere la barba? Allora, c'è una storia, nel senso che dovevo interpretare in un cortometraggio Gesù, non sto scherzando, e allora, siccome io prima ero sbarbatissimo, mi sono fatto crescere per la prima volta la barba lunga e i capelli. Poi, niente, mi sono affezionato a questo look, ho visto che anche imbroccavo un po' di più, allora me la sono lasciata, i capelli me li sono invece tagliati, e infatti non imbrocco più. Quando hai deciso che stavi meglio coi baffi? Ma li ho da talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche quanti anni sono, quindi non saprei neanche guardarmi senza. Film preferito? Allora, film preferito di sempre, Quei bravi ragazzi. Titanic e Il gladiatore. Attore preferito? Al Pacino. Paolo Villaggio, io adoro Paolo Villaggio. Cartone animato preferito? SpongeBob. Cartone animato preferito, l'Ispettore Gadget. La donna più bella del mondo? Sta tosta, è dura. Dico Camilla Spinelli. La donna più bella del mondo non c'è più, era mia nonna. Che musica ascolti? Allora, di tutto, però da un po' di tempo sono in fissa con tipo la roba indie, la roba lì sconosciuta, nessuno si caga, tipo la roba, per esempio i Pinguini Tattici Nucleari di Sanremo, li conoscevo da quando veramente suonavano negli autogrill. Dance come anni 90, la dance dai anni 70-90, dagli anni 70 agli anni 90. Canzone preferita? Canzone preferita completamente, dei The Giornalisti. Cantala! A posto, vai. Allora, microfono? Niente? Così? Allora, come fa? Sento la nostalgia del passato, dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordar, casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore. Lui chi è? È un altro uomo che è impazzito per te, ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io completamente. Basta. Per il resto dopo concertino in privato. Tatuaggi? Un drago sulla schiena, non è vero. Ho paura degli aghi. Sì, ne ho. Sì, guarda, c'ho lo stemma dell'Inter, c'ho handicap con la sciarpa dell'Inter, la bandiera dell'Italia, i mondiali che ha vinto l'Italia, con le date nelle stelle. E ho una croce sul petto. Basta. La faccia più brutta che riesci a fare? Questa. Una frase nel tuo dialetto? Va che è? Una frase che mi è rimasta sempre impressa, che non so cosa significa, è il che c'entra il culo con le 48 ore. È una roba che non ho mai capito. Esiste, non l'ho inventata ora. Cosa ti fa godere di più? Vabbè,
Non si può dire, allora dico una cosa falsa. Allora, mi fa godere quando l'Inter perde, quindi vado a vedere i video sfoghi tipo di Mastrangelo e tutti gli altri, insomma, tutti i suoi amici sfigati di YouTube. Youtuber e star del web preferite? Allora, su YouTube dico la verità, YouTube... Allora, Luca Mastrangelo e Luca Mastrangelo. Sasha non c'è più su YouTube, quindi potrei... non posso neanche fare il paraculo. Non posso fare. Su YouTube mi piace molto... è molto bravo interista tedesco. Si guadagna bene facendo ciò che fai sui web e social? Guarda, dicono di sì, dicono che si guadagni benissimo, tanto io non vedo mai un euro, cioè vedo una volta all'anno. Non sono ricco, ma ci vivo. Il tuo video che ha fatto più visualizzazioni? Allora, quando ancora ero su YouTube, un video, il video di quando il Milan, si dice vendette, si dice? Vendette? Ibrahimovic e Thiago Silva, lo videro in tantissimi e mi vergognai molto. Marco, come mai? Come ti vedi tra 10 anni? Mi vedo qui a fare un'altra intervista con Luca Mastrangelo. Sai che è una bella domanda, ci penso spesso e il fatto che non riesco a identificarmi in questa cosa un pochettino mi preoccupa, non lo so. Cosa potrebbe migliorare la tua vita? Qualche milione di euro sul conto corrente. Migliorerebbe tantissimo la mia vita. Potrebbe passarmi il mal di schiena, tanto per cominciare. La parolaccia che dici più spesso? Cazzo e merda e tutte le bestemmie, non si possono dire. Cazzo. A cosa non sai resistere? Cosa non so resistere? Ad annusare i miei gatti. Un McChicken. McDonald's, cioè, ci passo davanti, devo fare così, devo fare. Sei fidanzato? No. No. Le tre cose che guardi in una donna? Allora, la testa, l'intelligenza, la brillantezza, la cultura, basta, cose belle. Inizialmente quelle che saltano subito all'occhio sono tette e culo, poi, passate queste due, si guarda la simpatia, ma insomma, di primo impatto, le prime due cose che si guardano sono quelle, dai. Ciao. Chi tromba di più di voi due? Mastrangelo. Questo Luca Lagabbani, per forza lui. Ma lui sicuramente. Quante donne hai avuto? Meno di Mastrangelo, sicuramente. Fidanzate? Intendi trombate? Ma trombate, non so, saremmo 30, una trentina. Percentuale di quante donne vengono con te perché sei famoso sul web? Percentuale proprio? 2%. Perché mi apprezzano per quello che sono davvero, capito? Secondo me una che viene con me perché sono famoso sul web è abbastanza disperata, però se vuol fare io la prendo volentieri. Non lo so, facciamo un 50%, dai, non lo so. Posizione preferita per fare l'amore? Allora, io in piedi, lei in piedi, cioè davanti, e ci diamo un bacio. Nella bocca, a stampo. Si fa così, no? Si fa così l'amore? Ah, sotto, come vuole Antonio Conte, la più bella. Poca fatica, come segue i dettami di Antonio Conte. Sotto la più bella, l'uomo sotto la più bella. Posto più strano dove hai fatto l'amore? Lì dove è seduto Luca Mastrangelo, poco fa. Più strano... va in macchina. Classico, un classico, in macchina. Essendo uno che è andato a vivere da solo molto presto, non avevo bisogno di scegliere poi posti così strani, quindi portavo a casa. La richiesta più strana che ti ha fatto una donna? Fare le coccole. Non so, le coccole. Ma la più strana l'ho fatta io, una donna. Io praticamente la mia prima amorosa, e l'ho scritto anche nel mio libro, un grande bestseller. Lei era la sua prima volta e io indossavo la maglia dell'Inter di Gigi Di Biagio. La cosa più strana che hai fatto per una donna? Non lo so, tipo mettermi a quattro zampe e miagolare. E ululare, anzi.
La cosa più strana che ho fatto per una donna. Oh, cioè, sai che ci devo un attimo pensare. Questa qui potrebbe. Una potrebbe essere questa. Ah, poi c'è anche questa volendo. La cosa più strana che ho fatto per una donna, non ho festeggiato i 5 anni di fidanzamento per andare a vedere Inter Piacenza 0-0. E infatti dopo sono diventato single. Hai mai scorreggiato in compagnia di una donna? Ho voglia. E mi hanno lasciato per questo. Sì, diciamo che sono quelle cose che all'inizio di un rapporto si tenta di non fare o di mascherare, poi magari cresce, una volta che cresce la confidenza si può anche fare, dai. Meglio una notte con Taylor Mega o la tua squadra che vince la Champions? Ci devo pensare un attimo, aspetta. È dura, ma guarda, mi tocca, mi sacrifico e passo una notte con Taylor Mega. Purtroppo, che schifo, però bisogna farlo. La mia squadra che vince la Champions. Tre aggettivi per cartellino giallo. Allora, tre aggettivi per cartellino giallo. Allora, rettangolare, cartellino e giallo. Irriverente, ignorante e incredibilmente trash. Saluta l'altro e piglialo un po' per il culo. Ciao Luca e tanto quest'anno vinci tutto. Ciao, Serie B, eh? Sasha, saluta tutti i tifosi milanisti. Ciao tifosi milanisti. Luca, saluta tutti i tifosi interisti. Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora! Sasha, ora un augurio ai tifosi interisti. Allora sì, auguro a tutti i tifosi interisti di poter vincere lo scudetto quest'anno. Luca, anche tu augura qualcosa ai tuoi cugini milanisti. Ma gli auguro la salvezza a questo punto, visto come sono ridotti. Infine un bel augurio ai tifosi juventini. Auguro ai tifosi juventini di poter vincere la Champions League quest'anno. Ma i tifosi della Juve non hanno bisogno dei miei auguri perché sono già campioni d'Europa, secondo me la vinceranno a mani basse. Allora!